Beppe Grillo questa volta non salirà al Colle, forse questione di bontone istituzionale dopo il plateale applauso negato a Montecitorio dei suoi cittadini a 5 Stelle per quello che il leader ha bollato come il Napolitano Reloaded, la cui rielezione apre le porte al grande inciucio governativo tra PD e PDL. Il comico genovese ribadisce al tabloid tedesco Bild la teoria del golpe. La rielezione di Giorgio Napolitano equivale a un subdolo colpo di Stato. L'appuntamento è per le 17.30 al Quirinale e sarà il tandem Crimi Lombardo a ripetere che il movimento non prenderà parte al governo del presidente, che proprio sulla necessità di dare vita ad un esecutivo di larghe intese ha subordinato la sua decisione di accettare un inedito secondo mandato. Con il quotidiano tedesco Grillo si traveste da Cassandra e profetizza: l'Italia in autunno va in bancarotta, Berlusconi è finito, tuona, le piccole e medie imprese vanno in bancarotta, fra settembre e ottobre allo Stato finiranno i soldi e sarà difficile pagare pensioni e stipendi. Ma non è lui ad aver scoperchiato il vaso di Pandora della partitocrazia, non è il Movimento 5 Stelle a sabotare i partiti, sono loro a sabotare se stessi. E in Italia, denuncia Grillo, si vive una frattura storica poiché i vecchi partiti stanno per sparire. A chi parla di un Movimento 5 Stelle in difficoltà, il leader snocciola l'ultimo sondaggio, twittando: siamo i primi assoluti. Il Movimento è il primo partito a livello nazionale con il 29,1%, il PDL al 27,1% e il PD-L al 20,3%. Numeri buoni per le elezioni anticipate che Napolitano farà di tutto per scongiurare. Intanto sul blog di Grillo sono stati pubblicati i numeri delle Quirinarie. 48.000 persone sono state chiamate a partecipare all'elezione del candidato presidente della Repubblica del Movimento 5 Stelle. I voti espressi sono stati 28.518, tra cui Milena Gabanelli 5.796, Gino Strada 4.938, Stefano Rodotà 4.677 e Romano Prodi 1.394 voti. Andrea Maggiore, Sky TG24.